Sono stato per 4 anni il direttore sportivo della Molfetta Sportiva con l'ANSA. Ho portato giocatori del calibro di Sené, Lo Iodice, Visconti e tanti altri. Abbiamo anche sfiorato la promozione in Serie D. E quello che è scritto sul sito non è firma dello Sporting Fulgor, circa la mia non collaborazione, non è firmato da l'ANSA, ma soltanto da appassionati che hanno l'accesso a quel sito, di cui l'ANSA non interessa nulla e non riconosce. Anzi, vi posso dire che 20 giorni fa l'ANSA mi ha conferito verbalmente l'incarico di direttore generale e mi ha detto di rinforzare la squadra perché il nostro obiettivo, su mia proposta, è quello di salvare il titolo sportivo dello Sporting Fulgor per poter cedere il titolo ai barlettani che stanno chiamando l'ANSA e l'ANSA a sua volta dovrà prendere il titolo del Bisceglie o della Fidelisandria, perché io porterò probabilmente già dal prossimo settembre la Lega Pro Molfetta in uno stadio adeguato e ammodernizzato già dalla prossima estate.